che chi dice questo lo dice in malafede, perché le persone delle quali io mi sto occupando non sono persone che portano consenso, non sono persone che voteranno, non sono persone a cui andrò a chiedere di sostenermi, né me né la mia forza politica. Allora, c'è nel nostro paese una questione che si chiama emergenza lavoro nelle famiglie per le badanti, che si chiama rischio di lasciare incolti, non raccolti, prodotti nei campi, che si chiama emergenza sanitaria perché abbiamo rinchiuso in casa 60 milioni di cittadini italiani per invitarli a non avere contagio, contaminazione con altri, e teniamo invece i ghetti dove stanno migliaia di persone ammassate come topi, dove c'è fame, dove c'è disperazione e non hanno accesso, allora, al servizio sanitario nazionale. Le faccio vedere affrontare una cosa. Questo non significa fare una minaccia, significa aiutare il governo ad assumere fino in fondo le responsabilità che sono dovute. Le faccio vedere una cosa, perché ieri è venuto a trovarmi Matteo Renzi qui e gli ho fatto, pardon, Matteo Salvini, ho avuto un lapsus, quando vedo lei penso a Renzi, mi sono fatta così. No, era Matteo Salvini e le ho fatto la domanda proprio su questo tema, guardi cosa mi ha detto. Se bisogna allungare per un breve periodo di tempo il permesso di soggiorno a coloro che avevano un contratto di lavoro che è scaduto, non c'è problema. Se bisogna fare una sanatoria indiscriminata per 600.000 immigrati irregolarmente presenti in Italia, non sta né in cielo né in terra. Allora, come risponde? Lui dice una cosa è fare una piccola, un piccolo prolungamento, un'altra cosa è pensare attraverso l'emergenza nei campi, che pure c'è, perché io avevo fatto la domanda anche citando le associazioni agricole, Confagricoltura, che l'ha detto molto chiaramente che hanno un problema. Lui mi ha risposto esattamente così, è una scusa che non può essere risolta regolarizzando indistintamente 600.000 persone. Ma io vorrei invitare il senatore Salvini a riflettere su una cosa, che quando si cercano braccia, poi si trovano persone, e le persone sono portatori di doveri ma anche di diritti, e in questo caso noi abbiamo il dovere di mettere a riparo la salute dei cittadini italiani ma anche la salute dei cittadini stranieri, e se non ci occupiamo dei cittadini stranieri che sono nei campi o che sono nelle nostre famiglie a fare le badanti ai nostri affetti più cari senza però poter utilizzare i servizi sanitari perché hanno paura, non avendo un permesso di soggiorno, noi mettiamo a rischio la loro e la nostra salute. Allora cerchiamo braccia, troviamo persone e trattiamoli per quello che sono. Scusi. Non si sta facendo una regolarizzazione di tutti i cittadini stranieri che stanno in Italia. Si dice che le persone che hanno avuto un permesso di soggiorno che è scaduto, che le persone che sono arrivate che sono state fotosegnalate, che le persone che non hanno pendenze giudiziarie in corso, che persone che non hanno avuto procedimenti, queste persone, sia quelli che lavorano nelle famiglie, golf e badanti, sia quelle che lavorano in agricoltura, sarebbe utile farlo anche per l'edilizia, dove c'è un pezzo di lavoro nero non indifferente. Senta, nella logistica. Mi dica una cosa che sta molto a cuore agli imprenditori agricoli. Il governo potrebbe fare dei corridoi verdi per far arrivare i lavoratori dall'estero, per raccogliere i raccolti, occupandosi per esempio anche del viaggio, del soggiorno. Sono la prima che ha posto in Europa il tema dei corridoi verdi, sia per quanto riguarda le merci, sia per quanto riguarda la mobilità delle persone. In Italia molte persone, fino all'anno scorso oltre 110.000 lavoratori stagionali venivano dalla Romania. In Romania in questo momento ci sono molte zone rosse. Allora io faccio una domanda, i corridoi verdi ci sono, le persone dalla Romania non si vogliono spostare, se queste persone sono disponibili a spostarsi quando vengono in Italia devono essere sottoposti al protocollo che dice la quarantena, che può essere una quarantena attiva fatta nelle aziende dove però non devono entrare in contatto con altre persone, e quando ritornano deve essere fatta la stessa cosa. Tutto questo comporta dei costi perché le persone devono arrivare dalla Romania in Italia.
Ora, io dico, quelli che vogliono venire, benissimo, gli altri non si possono obbligare, così come non si possono obbligare quindi gli italiani. È meglio che usiamo quelli che abbiamo in casa, dice lei. E quelli che stanno in Italia e che hanno già lavorato, come è stato scoperto a Treviso 2 giorni fa, dove c'erano dei pakistani senza permesso di soggiorno, che lavoravano 12 ore al giorno e che venivano chiusi in catapecchie dove non c'era né acqua né luce quando finivano di lavorare e facevano la potatura, facevano lavori di qualità in agricoltura. Senta, queste Bellanova, persone possono meritare un permesso di soggiorno.